Bene, vediamo sempre dalla regia. Sì, ecco, la regia conferma e anche lo schermo conferma. Abbiamo in linea il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini. Buongiorno. La linea audio anche Buongiorno. funziona, facciamo una prova. Ministro? Ancora Io non sono è qui. attivata la linea audio. Vediamo quando ci danno l'ok per la linea audio. Ecco, forse in questo punto funziona. Ministro Clini? Io Sì, sono qui. eccoci qua, siamo collegati. Buongiorno, il ministro è collegato, ha trovato una finestra, anche lui aveva avuto degli impegni a Milano che erano improrogabili, aveva in primo tempo programmato la sua presenza in questa sede, ma ha dovuto poi annullarla, ma ha tenuto a essere con noi in videoconferenza. Da questa prima parte della giornata dei lavori sono venute fuori delle indicazioni, delle richieste, delle segnalazioni di opportunità da parte anche dei candidati per la presidenza della regione, che in particolare hanno insistito sulle possibilità che la tecnologia del solare termodinamico può offrire per una filiera molto italiana, nel senso che ha brevetti italiani, nella sua proiezione verso uno scenario di sviluppo produttivo mediterraneo e in particolare con riferimenti a un'occupazione che è un'occupazione non delocalizzabile e che si misura in molte migliaia di persone. Ecco, questi elementi sono elementi che in qualche modo il governo aveva corroborato con un ruolo particolare del solare termodinamico negli ultimi decreti. Ecco, che prospettive può avere specificamente in quest'isola il solare termodinamico? Direi che la decisione del governo con i decreti che hanno aggiornato il sistema degli incentivi per le fonti rinnovabili indica già una direzione di marcia. Noi riteniamo che l'Italia debba puntare sul solare termodinamico come una delle tecnologie che possono creare valore aggiunto e rafforzare la competitività dell'industria italiana nel mercato mondiale dell'energia. Perciò gli incentivi che sono stati individuati, che sono stati definiti attraverso le ultime norme, non hanno soltanto e tanto l'obiettivo di aumentare la generazione di elettricità da fonti rinnovabili in Italia, quanto piuttosto quello di favorire in Italia lo sviluppo della tecnologia, di fare in modo che i nostri progetti possano rappresentare in qualche modo il test case per rafforzare poi una capacità di produzione e di sviluppo, avendo presente il mercato mondiale dell'energia, tenendo conto che queste tecnologie potrebbero dare una risposta importante alla domanda crescente di energia sia nei paesi asiatici, sia in parte in Centro America e Sud America e sia in Africa. E per quanto riguarda l'Africa, voglio anche ricordare che lo sviluppo di queste tecnologie in Sicilia potrebbe avere anche una valenza duplice, perché è aperta, il progetto è ancora in piedi, la connessione tra la Tunisia e l'Italia, che potrebbe essere la prima dorsale del collegamento delle reti del Nord Africa con le reti europee, e questo potrebbe essere uno dei punti di riferimento del progetto Desertec, che è un progetto sul quale si continua a lavorare,
e che ha come obiettivo quello di valorizzare la capacità di produzione di energia elettrica nei paesi del Nord Africa, soprattutto attraverso l'energia solare, e poi il trasferimento dell'energia nella rete elettrica europea. Devo dire anche che lo sviluppo della tecnologia del solare termodinamico a livello nazionale è anche, come dimostrano i casi concreti già realizzati, un'occasione importante per la messa a punto di sistemi avanzati nella componentistica, che indipendentemente dal complesso dell'impianto termodinamico ha anche una sua vita a sé, una sua competitività. Per cui l'investimento sul solare termodinamico a livello nazionale ha molte valenze e soprattutto, ripeto, ha una prospettiva più internazionale che direttamente finalizzata al mercato interno. Voglio anche ricordare che nell'ambito del programma di finanziamenti europei che si chiama NER 300 e che mette a disposizione risorse europee per progetti bandiera nazionali nel settore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica e della cattura e stoccaggio del carbonio, uno dei progetti italiani che noi abbiamo candidato e che è stato selezionato a livello europeo e che con elevata probabilità potrà essere finanziato è quello Archetype di Enel Green Power a Catania. E questo non è poco perché sostanzialmente questo diventa il progetto europeo di riferimento per lo sviluppo della tecnologia del solare termodinamico. Ecco dunque, questo è il contesto nel quale noi stiamo lavorando. E questo è anche il motivo per il quale il Ministro dell'Ambiente aderisce alla Carta del Sole e agli impegni della Carta del Sole. Io mi auguro che non appena sarà costituita la nuova struttura di governo della Regione Siciliana si possa rapidamente dare seguito agli impegni che stiamo sottoscrivendo oggi in maniera tale da trasformare questa carta in un programma operativo che sia in grado di sostenere in modo efficiente gli interventi da un lato e dall'altro, soprattutto creare le condizioni per cui attraverso il rapporto tra il governo e la regione siciliana si possa creare in Sicilia un progetto di rilevanza internazionale. Volevo fare una domanda riguardo all'ordine di grandezza dei numeri. Quando si dice che la prospettiva è prevalentemente internazionale e in misura più ridotta italiana, si fa riferimento comunque a un assieme di decreti che, se non sbaglio, prevedono qualche centinaio di megawatt di sviluppo a regime in Italia a fronte di qualche gigawatt, di una potenzialità che è più ampia, quindi con almeno uno zero in più all'estero. Il mercato italiano, sia pur ridotto, è un mercato che, se non sbaglio, ha la dimensione di qualche centinaio di megawatt, è corretto? Assolutamente sì, però siccome lo sviluppo del potenziale della tecnologia del termodinamico è prevalentemente traguardato su grandi numeri, io credo che l'esperienza italiana importante rappresenti sostanzialmente l'occasione per testare progetti che poi possono essere e sistemi che possono essere venduti a livello internazionale con dimensioni molto, molto più ampie e risultati molto più significativi.
In termini occupazionali, queste centinaia di megawatt in Italia come si traducono in posti di lavoro, durante la fase di costruzione e durante la fase poi di mantenimento degli impianti? Quindi abbiamo detto sono posti di lavoro non delocalizzabili, quindi un'isola come la Sicilia che ha questo tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, insomma è un tema che gli sta abbastanza a cuore, direi. Io direi che ci sono due aspetti. Un aspetto che riguarda la realizzazione degli impianti e la loro gestione, un altro aspetto che riguarda invece lo sviluppo delle tecnologie di supporto e quelle evolutive che potrebbero derivare dalla gestione stessa degli impianti, cioè quello che dobbiamo immaginare, ed è per questo, fra l'altro, che noi dobbiamo considerare che il termodinamico verrà anche incluso nel prossimo de decreto che dovrà fissare gli incentivi per lo sviluppo di tecnologie innovative. Quello che dobbiamo pensare è che non stiamo parlando di una tecnologia consolidata che non avrà evoluzioni, stiamo parlando di una tecnologia che avrà evoluzioni e che essendoci questa previsione, noi dobbiamo immaginare che accanto a questi impianti sorgeranno anche attività di ricerca e sviluppo in Sicilia e fuori dalla Sicilia per la messa a punto dei sistemi innovativi che miglioreranno le performance e amplieranno le capacità. Per cui stiamo parlando di una filiera, non soltanto di un impianto da costruire e da gestire. Dal punto di vista dell'apporto finanziario, meccanismi come quello del fondo di rotazione per Kyoto e degli input che arriveranno dal sistema del trading dell'anidride carbonica, ecco, da queste fonti si può immaginare che arrivino dei meccanismi di supporto per il sistema finanziario a sostegno delle iniziative sul solare termodinamico? Mette a disposizione una prima parte di risorse per lo sviluppo di tecnologie innovative e l'Italia ha scelto i biocarburanti di seconda generazione, ha scelto il termodinamico e ha indicato la cattura e stoccaggio di carbonio associato a una centrale per la produzione di energia elettrica da carbone e questa è una prima linea di finanziamento. Poi, oltre al finanziamento già previsto attraverso gli incentivi per la generazione di elettricità, abbiamo appunto da completare il quadro dei decreti che derivano dal recepimento in Italia delle direttive sulle fonti rinnovabili e che riguarda in particolare il supporto all'innovazione tecnologica nelle fonti rinnovabili e di nuovo abbiamo il termodinamico. Poi abbiamo la possibilità di accedere a mutui ad interesse agevolato allo 0,5%, a crediti allo 0,5% per lo sviluppo di attività nel campo della innovazione di prodotto, dell'innovazione di processo che possono anche essere connesse sempre al solare termodinamico. Poi più in generale voglio ricordare che abbiamo in discussione ulteriori misure per la crescita e che tra queste misure sono previste incentivazioni anche nella forma del credito d'imposta per sostenere ricerca e innovazione. E di nuovo io credo che attorno al solare termodinamico possa essere creata un'area di riferimento anche per questo tipo di iniziative sulle quali stiamo lavorando ora. Poi quello che mi auguro, che poi è la parte più importante credo, è che il successo delle iniziative in Italia possa generare vantaggi competitivi per le imprese che investono in Italia e
e che perciò sostanzialmente avranno la possibilità, in un periodo che spero sia il più breve possibile, di autofinanziare gli investimenti, ricerca e sviluppo nel nostro paese. Ministro, ciao, sono Gianluigi Angelo Antoni, ti ringrazio della tua presenza, una presenza, chiamiamola pure low carbon, nel senso che tra l'altro molte aziende si stanno orientando alle videoconferenze proprio non solamente per una questione di costi, ma proprio per ridurre le emissioni della CO2 in atmosfera, limitando i viaggi. Grazie soprattutto per la simpatia e il supporto che ci hai sempre dato in tutti i mesi precedenti i nuovi decreti ministeriali, perché senza il tuo aiuto, il tuo supporto, non avremmo raggiunto il risultato forse di essere qui oggi, perché è anche grazie al tuo aiuto che, come dicevo prima, questo treno del solare termodinamico può partire, e grazie soprattutto dell'adesione che ci hai confermato pochi minuti fa come adesione alla Carta del Sole. La Sicilia è certamente il luogo, come tu sai, ne abbiamo parlato ampiamente, proprio devoto, delegato ad ospitare il termodinamico, ma è anche quel ponte naturale di cui parlava tra l'altro prima Fava, verso il Nord Africa, verso il progetto Desert, che tra l'altro ricordo che proprio oggi, ospite di Italcementi a Bergamo, si tiene un'importante riunione di Desert Tech Industrial Initiative, la società che gestisce e che porta avanti tutto quanto il progetto Desert Tech. So che qui in Sicilia c'è anche un interesse di alcune aziende ad un progetto che a te sta molto a cuore, che è quello della CFP, del Carbon Footprint, e ne parleremo brevemente oggi pomeriggio, ma da alcune cose che ho, da alcuni colloqui che ho avuto con alcuni imprenditori locali, proprio c'è un interesse a questo progetto che vede, mi pare, il tuo ministero partecipare alle opere cosiddette di mitigazione. Ecco, volevo avere una tua conferma anche su questo punto, anche se c'entra marginalmente col solare termodinamico, ma che dimostra ancora una volta tutta l'attività che tu e il tuo gruppo state portando avanti nell'ottica della sostenibilità ambientale. Grazie, grazie intanto per i tuoi commenti. Noi abbiamo già un progetto molto interessante in Sicilia che riguarda il calcolo dell'impronta di carbonio e dell'impronta ecologica nella produzione del vino. Con grandi produttori siciliani stiamo realizzando, in collaborazione con l'Università Cattolica di Piacenza, con il Centro Biomasse di Perugia e con il Agrinnova di Torino, un progetto nazionale sulla filiera della produzione del vino italiano, e ci sono due importanti produttori siciliani che fanno parte di questo progetto, anzi in qualche modo che lo hanno promosso. È un'esperienza per noi molto interessante, molto importante, anche perché abbiamo avuto modo di verificare una competenza ed una sensibilità verso l'innovazione in questo settore particolare nelle imprese siciliane, che credo che sia un'eccellenza a livello internazionale. Non ho dubbio che altre imprese siciliane, che magari lavorano in altri settori, possano portare un contributo allo stesso modo avanzato, e sono molto interessato a promuovere con loro iniziative comuni. La linea che io sto seguendo a livello nazionale in maniera molto continua è quella di promuovere attraverso la valorizzazione delle esperienze avanzate delle nostre imprese un marchio di qualità ambientale italiano che rappresenti un fattore di competitività, e questo è un impegno sul quale voglio caratterizzarmi molto di più di quanto non sia costretto a fare per esempio sull'acciaio. Ieri sera abbiamo bevuto Tasca d'Almerita, per cui stasera vedremo di bere il vino dell'altro produttore a cui accennavi prima.
Grazie ancora Corrado per la tua presenza. Grazie. Un vino buono. Grazie a voi. Grazie.